stampa, ma restiamo in ambito sportivo. È nato in Norvegia all'inizio del Novecento, è cresciuto poi in Svezia, si è diffuso in tutta Europa e dalla metà degli anni 70 ha cominciato ad essere praticato con successo anche in Italia. Stiamo parlando dell'orienteering, o meglio degli sport di orientamento. Proprio ieri a Trieste, nell'ex parco dell'OPP, si è svolta una gara promozionale che era aperta a ogni età e categoria, e Eva Ciuc l'ha seguita per noi e ha intervistato alcuni partecipanti. Sentiamo. Cos'è la cosa più bella, più interessante di questo sport? Correre pensando, che è una cosa che quando uno corre normalmente non pensa niente, invece qua deve concentrarsi. Com'è andata la gara? Abbastanza, non è la mia disciplina, nel senso che io sono per le corse lunghe nel bosco e la gara cittadina non è per me. È uno sport interessante intanto perché unisce l'attività fisica un po', no, alla concentrazione, all'attività mentale, quindi soprattutto per i giovani è uno sport importante perché gli aiuta a concentrarsi e a non perdere, diciamo, la fiducia, anche se al momento si sembrano che non trovano un po' la strada, appunto, no? Per essere mai stata la mia prima gara in città non è andato proprio benissimo, in città, diciamo, con gli edifici. Ti orienti meglio nel bosco? Cosa? Sì, meglio. Non so, qui è più facile, però rispetto... Non so, sono più abituato in bosco. Dove hai avuto qualche difficoltà? Alla 16. E cosa è successo alla 16? È che non riuscivamo a capire dove era. Ma poi l'hai trovata? Sì. Dunque la gara è andata benissimo. Sì. Beh, pare che i ragazzini si siano davvero divertiti ieri, ma per saperne di più noi abbiamo invitato due ospiti in studio. Sono con noi Nicolò Zuffi, al quale do il buongiorno e il benvenuto, e Camilla Scolini. Buongiorno Camilla. Camilla è una giovane praticante di CO, dico bene, corsa orienteering, si chiama così? Corsa orientamento, mentre Nicolò Zuffi è istruttore, tecnico di gara, tracciatore e anche lui agonista. Sì, ritengo il più anziano in esercizio. Continua a praticare. Perché alla mia età... Noi lo diremo. Sì, no, lo posso dire, 71 anni. Beh, devo dire che con l'abbandono, sembra, di Luciano Bertocchi, il professor Luciano Bertocchi, che lavorava al centro di fisica, che è stato uno dei fondatori dell'orienteering in Friuli Venezia Giulia, lui quest'anno... Beh, ma insomma, adesso parliamo dello sport, sì. Che questa è la cosa più importante, no? Naturalmente questo ci dice però che può essere praticata da piccoli e da persone un po' più mature. È uno sport che si adatta alla famiglia completa, quindi quando si va in trasferta tutti vanno e tutti fanno la loro gara, perché dai bambini, dai 6, 7, 8 anni, differente quanto, fino all'età più avanzata, si può partecipare perché le gare... Si può partecipare anche in gruppo, quindi, in famiglie proprio? È previsto. Nelle gare promozionali, che non sono quelle ufficiali del calendario nazionale, nelle gare promozionali possono partecipare famiglie o gruppi. Allora, l'abbiamo visto, stiamo vedendo anzi proprio delle immagini, bosco, persone che corrono, cartine in mano. Cominciamo proprio spiegando come e dove si svolge. Allora, le specialità sono quattro: la corsa, lo sci orientamento, il mountain bike orientamento e il trail hop. E fondamentalmente lo sport nasce nel bosco, per essere praticato nel bosco. E però lo si può svolgere, abbiamo visto, anche eventualmente nelle città. Nei centri urbani, e a questo proposito è famosa, è classica, la gara di Venezia. La gara di Venezia, dove lì purtroppo quasi sempre c'è la qualta. Allora, l'atleta è munito di una carta topografica e di una bussola, questo l'abbiamo capito. Eccola qui, ce la propone Camilla, è una bussola un po' particolare. Ma è una bussola di tipo standard, se vogliamo, no? È leggera, è di plastica, e ha un liquido in modo che ammortizza il movimento. Però con poco prezzo la si può acquistare. Sì. Però noi abbiamo visto che qualcuno tiene queste bussole anche sul dito. Questo qui, per i più esperti, perché toglie l'impaccio di dover avere una mano occupata sull'oggetto. Col dito uno
tiene contemporaneamente bussola e carta nella stessa mano. Insomma, le devo dire questo, sì, che è fondamentale. Sì. La carta è una carta fatta appositamente per questo sport. Infatti adesso ci arrivavamo, era appunto quello molto che volevo dettagliata chiedere. Dettagliata, e è fondamentale per un buon uso della carta che questa sia sempre orientata a nord, da qui la necessità di avere una bussola. Quindi c'è una carta topografica, anzi la regia ce la sta anche proponendo, dettagliata, fatta apposta, che racconta il terreno di gara, dove ci sono dei simboli però, no? Dei simboli che sono riconosciuti internazionalmente, immagino. Lei può andare a gareggiare in qualsiasi parte del mondo, dall'Australia alla Norvegia al Messico, troverà sempre la stessa simbologia. E questo ha a che fare con i colori, perché abbiamo visto diversi colori all'interno della cartina. I colori sono fondamentali. Raccontano qualcosa. Sì, esatto. Per dire, il giallo rappresenta il prato, zone aperte. Il bianco non è quello che uno supponga sia niente, è il bosco, dove però uno può correre molto rapidamente. Poi ci sono le varie gradazioni di verde che indicano la densità della vegetazione, quindi la difficoltà a correre, a procedere. Il verde 3, come noi usiamo chiamarlo, allora, è praticamente impenetrabile. Abbiamo purtroppo pochissimo tempo, noi dobbiamo solo, credo forse, spiegare ancora questo. Certo. Si tratta, il bambino diceva, non trovavo la 16. Sì, allora, la gara è strutturata in questo modo. C'è una sequenza di punti da seguire nell'ordine stabilito 1, 2, 3, 4, 5. La 16 corrisponde però a un suo codice che è stabilito dal tracciatore. Quando si arriva, diciamo il bambino arriva alla 16, deve corrispondere il codice. Quindi si tratta di raggiungere l'arrivo facendo, come dire, un percorso obbligato, perché noi dobbiamo... Non è obbligato. No, il percorso, cioè la sequenza dei punti la è obbligata. La sequenza dei punti. Il percorso, e questo è il problema dell'orienteering. E che ognuno si sceglie il suo. Esatto, in funzione delle sue capacità deve fare delle scelte. Dobbiamo chiudere, abbiamo pochissimo tempo. Esatto. Io volevo sapere come Camilla ha conosciuto questo sport e da quanto tempo lo pratica. Allora, io sono una nuova arrivata in questo sport, lo pratico da circa 2 anni, però l'ho conosciuto tramite la scuola, e in questo bisogna dire che le scuole svolgono un'attività fondamentale per la diffusione dell'orientamento tra i ragazzi, e poi però l'ho abbandonato per parecchi anni e l'ho rincontrato poi dopo, successivamente. Ecco. È uno sport bellissimo che si può praticare appunto tutta la famiglia insieme e che unisce delle capacità sicuramente più sportive e più atletiche a delle capacità invece più tecniche, più di lettura della carta e di concentrazione sicuramente anche. Ecco, siamo in chiusura, ricordiamo proprio allora questo, che è uno sport aperto a tutti, a tutte le età, e che è multidisciplinare, perché davvero per le scuole è interessante il fatto di poter correre nei boschi e quindi conoscere la natura, fare una sana attività fisica. Infatti voi avete anche delle buone relazioni con gli ex provveditorati, oggi si chiamano direzioni didattiche. In effetti, in particolare il Friuli Venezia Giulia è molto attivo sul campo. Abbiamo anche qualche campioncino, vero? Sì, 2 anni fa c'è Liva, Nicolò Liva, che è nazionale, è nella squadra nazionale giovanile. Su queste belle immagini io vi ringrazio e vi saluto, Nicolò Zuffi e Camilla Scolini, che sono venuti a trovarci. Dobbiamo tornare a parlare del tempo e per le